Perezzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua. In questo video per andare un po' a parlare di tre operazioni ufficializzate dalla Vibonese che si stanno muovendo molto in quest'ultimo periodo sul mercato, sia in entrata che in uscita, perché diversi calciatori stanno lasciando, ma diversi altri stanno arrivando. Quest'oggi una cessione e due acquisti, quindi partiamo subito perché è ufficiale. Ciotti lascia Vibo Valentia per approdare alla Fidelissandria, che sta facendo ormai un covo di calciatori delle calabresi, tra giocatori ex Cosenza, Catanzaro e ex Vibonese, la Fidelità, c'è anche Bubas, tra l'altro, c'è una squadra veramente fatta di calciatori delle ex calabresi, la Fidelissandria. Ma al di là di questo, quindi Ciotti si accasa, la Fidelissandria, terzino classe 99 che firma un contratto con la formazione pugliese che, così come la Vibonese, è attualmente in corsa per la salvezza, nello specifico i playout, visto che la situazione di classifica è più o meno la stessa. Una Fidelissandria che ha 2 punti di vantaggio sulla Vibonese, però Ciotti che lascia lo stesso Vibo Valentia dopo diversi anni. Ciotti che ormai penso che in squadra sia il più longevo, a parte Mengoni, lui è il più longevo in squadra. Ciotti sono ormai diversi anni che è Vibo Valentia, ultimo anno con tanti alti e bassi, molti molti più bassi rispetto che alti. Nonostante comunque sia un giocatore importante, ha voluto lasciare questi ultimi giorni di mercato e quindi lasciato lo spazio poi per un rinforzo di cui non parleremo in questo video, ma in un prossimo video, cioè quello di Corsi, che è arrivato per la fascia destra. Ciotti ha lasciato così Vibo Valentia. Peccato perché è un giocatore comunque valido, assolutamente ancora giovane perché è un classe 99 che fa abbastanza bene entrambe le fasi. Era un po' in un periodo negativo a Vibo Valentia, evidentemente non voleva più continuare il suo percorso in Calabria, quindi una cessione che ci può stare. Adesso vediamo che cosa riuscirà a fare in Puglia, in quel di Andria. Secondo me può fare bene, vedremo se riuscirà comunque a confermare quanto di buono ci si aspetta da parte sua. Ma nel frattempo, Condò piazza 2 colpi importanti in entrata. Arriva infatti ufficialmente Suager per il reparto difensivo, difensore classe 92 che arriva con la formula del prestito della Feral Pisalò, giocatore tra le altre anche ex Ternana, profilo di grande esperienza per quella che è la categoria, e va a rafforzare il reparto, visto l'addio anche di Vergara, che ha rescisso il contratto. Non ne parliamo anche in questo caso in questo video, ma in un prossimo video, o comunque vedremo se uscirà prima questo o quell'altro, vabbè, poi paradossi temporali che affliggono questo canale. Però al di là di ciò, Suager va a sostituire Vergara in tutto e per tutto, anche perché è quel difensore di esperienza che serve alla squadra, giocatore di personalità, molto fisico, che può condurre al meglio la difesa della Vibonese, sia che giochiamo a 3 che giochiamo a 4. Però dovremmo, o comunque in quest'ultimo periodo stiamo giocando a 3 dietro, dovremmo continuare a giocare a 3. Lui sarà quello che guiderà la difesa, giocatore di esperienza che, tra l'altro, potrà dare una mano importante in termini anche di nozioni a giocatori giovani in quel reparto, quali Risaliti, che è molto giovane, Carosso, che è ancora più giovane, che a me onestamente, soprattutto nella sua prima uscita stagionale con la Fidelissandria, ha convinto e non poco. Difensore, ripeto, di esperienza, arriva in prestito, così come diversi altri calciatori piazzati in entrata da parte di Condò, come anche normale che sia, perché una squadra della realtà della Vibonese non può fare altro. Tra l'altro, un mercato estivo dove sono arrivati diversi giocatori a titolo definitivo, mentre in inverno tanti prestiti, ma ripeto, ci può stare alla fine. Suager è un giocatore anche importante per le nostre casse, quindi già che siamo riusciti a puntare su uno come lui, perché se avevo un giocatore di esperienza lì dietro, Vergara ormai è arrivato al capolinea per quanto riguarda la sua avventura a Vibo Valentia. Sbraga, si parlava di Sbraga, ma è andato alla Turris, quindi giustamente per lottare per altri obiettivi, quindi ci può stare. Alla fine comunque devo dire che mi accontento anche di Suager, perché ripeto è un ottimo calciatore che secondo me può fare molto bene, ma così come sono contento dell'arrivo di Volpe per il reparto offensivo, attaccante classe 97 che arriva in prestito al Frosinone, giocatore che ha giocato la prima parte di stagione a Viterbo con la Viterbese. È arrivato Fernandez a Viterbo come nuovo direttore sportivo, ha fatto un po' l'evoluzione, tanti giocatori andati via, tantissimi arrivati. Volpe è andato via, è tornato a Frosinone, che lo gira alla Vibonese in prestito, secco ovviamente. Operazione importante, un calciatore che nel girone C ha sempre fatto discretamente bene, soprattutto con la maglia della Viterbese, attaccante che sa segnare, sa dare una mano alla squadra, sa
Secondo me può subito inserirsi con la squadra. Certo, avrà bisogno di tempo, un po' di tempo per ambientarsi, per conoscere i dettami del mister, però devo dire che sono contento del suo arrivo. Serve una prima punta di peso, una prima punta veramente, veramente forte lì davanti, anche per sostituire eventualmente un Sorrentino che potrebbe andare via in questi ultimi giorni di mercato, ma perché io sto registrando prima, però il mercato ancora non è chiuso. Vedremo se Sorrentino rimarrà o meno, però visto che nell'ultima giornata non sta praticamente più vedendo il campo, potrebbe lasciare Vibo e chissà che non possa arrivare qualcun altro lì davanti come rinforzo importante. Volpe è un attaccante assolutamente di livello per la categoria, ancora relativamente giovane, che può dare una grande mano alla squadra e ne sono certo. Speriamo che possa essere utile in termini di gol perché, ripeto, la Vibo ha faticato tantissimo quest'anno nell'essere incisiva sotto porta e nel saper segnare, oltre che creare occasioni perché creiamo anche poco a conti fatti, poi finalizziamo ancora meno. Quindi questo è un grande problema. Speriamo che sicuramente in questo senso Volpe, che è un attaccante importante per la categoria, ci possa dare una mano. Detto questo, io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!